Un'operazione per la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza soprattutto dei più piccoli. Sicuramente la polizia locale ha lavorato intensamente prima di Natale per togliere dal mercato prodotti pericolosi per i bambini. Spesso le famiglie si fanno attrarre dai costi bassi e dietro a quel costo basso invece c'è merce contraffatta pericolosissima per i bambini. I giocattoli sono un oggetto delicato che il bambino, con cui il bambino gioca e può e non deve essere a rischio. E questo è lo sforzo enorme che ha fatto la polizia locale. Abbiamo fatto uno dei sequestri più importanti di merce contraffatta e di giocattoli contraffatti a Milano. Ricordo anche che prima di Capodanno la polizia locale ha fatto un altrettanto lavoro importante. Abbiamo tolto dal mercato, assieme a 400 oggetti di giocattoli pericolosi, anche oltre 350 kg di botti contraffatti e pericolosissimi. Questo lavoro di prevenzione è importante ed è importante a tutela sia dei cittadini che dei commercianti onesti. Come si è arrivati a questa operazione di sequestro e quali sono i numeri e quali nuclei impiegati? Normalmente queste operazioni vengono effettuate perché c'è un capillare controllo del territorio, quindi i nostri operatori, soprattutto l'unità antiabusivismo della Polizia Locale di Milano, controlla il territorio, conosciamo alcune realtà in cui andare a cercare. In questo caso abbiamo fatto, credo, il più ingente quantitativo di merce sequestrata, di giocattoli sequestrati, sono circa 400.000 e soprattutto 1,5 milioni di valore dal punto di vista economico. Ma al di là dei valori economici, quello che abbiamo tutelato è la sicurezza dei bambini, perché tutte queste sostanze di cui sono fatti questi giocattoli sono pericolose e dannose per la salute dei più piccoli. Dove venivano questi giocattoli? La gran parte di questi giocattoli arriva dalla Cina. Dalla Cina e poi c'è stata una base, diciamo così, logistica. Ovviamente abbiamo trovato anche il magazzino dove venivano, come dire, custoditi questi giocattoli, che normalmente durante questi periodi poi dopo vengono immessi sul mercato. La gente li acquista perché costano poco, ma poi le conseguenze per la salute dei propri figli sono gravi. Lo stoccaggio e il traffico sono gestiti sempre da cinesi o ci sono organizzazioni? Ci sono organizzazioni, soprattutto in questo caso di cinesi, ma ovviamente la delinquenza, come dire, organizzata poi ha ramificazioni molto, molto più ampie, anche a livello internazionale ovviamente. Nel quartiere di Chinatown si vede molto spesso nei negozi, si vedono degli oggetti di questo tipo. Oltre a questo sequestro, comunque come funziona anche la gestione comunque di un intero quartiere a rischio, fra virgolette, sotto questo punto di vista? Il nostro controllo su quel quartiere è capillare, soprattutto sia dal punto di vista viabilistico, del controllo, diciamo, della zona in genere, del controllo delle sostanze stupefacenti tipo lo Chabot, ma anche e soprattutto di questi negozi che vendono. Quindi le nostre unità entrano, fanno controlli al campione, quando trovano merce contraffatta cominciano, si aprono le indagini, si verifica da dove arrivano e si cerca di trovare sempre il magazzino, perché è lì che ci sono le grandi quantità. L'esperienza del vigile cinese, cioè c'è ancora come idea? No, nel senso che non c'è più, noi li abbiamo visti qualche tempo fa, adesso sono un po' spariti, però se andiamo avanti potrebbe con la madrelingua potrebbe essere, ma secondo me sì, assolutamente. È una cosa che caldeggia? Assolutamente, perché conoscere le altre culture ci permette di intervenire senza, diciamo, inventarci nulla di particolare. Sempre difficile per voi in quel quartiere? Ma diciamo che è difficile come tante altre attività che facciamo, perché la città è complessa, però credo che la Polizia Locale di Milano stia dando risposte convincenti su molti fronti. Grazie. Grazie a voi.